campione del mondo MotoGP 2023. Sarà Pecco, sarà Jorge o sarà Betts? Pochi possono vantare una tale superiorità. Ducati, lei sì. Proprio qui nel 93 ottobre venne svelata lei, la 916, che creò veramente un mito. Ci fu un prima e un dopo. Claudio Domenicali giustamente ha detto che con questa moto il design sposò la funzione. Non è vecchia a vederla, non dici che ha 30 anni, dici che è bella e basta, ed è ancora bella. Un esempio veramente per tutti, copiata, imitata, ha creato degli stilemi che sono durati per dei decenni. Per celebrare questo anniversario, eccola qua. Panigale V4 SP2 trentesimo anniversario 916. Si riconosce dalla livrea, dal tricolore anteriore, ma anche da altri dettagli, serbatoio in alluminio. Innanzitutto c'è da dire che è una moto limitata, 500 pezzi. Tappo serbatoio racing in alluminio ricavato dal pieno. Ci sono elementi in carbonio come la presa d'aria della pinza, vedete? E anche il paracalore dello scarico, totalmente in carbonio. Il motore è il noto V2 di 90 gradi con l'albero a rotazione inversa, 215,5 cavalli a 13.000 giri, 123,6 Nm. Cerchia razze, 5 razze sdoppiati, estremamente leggeri perché sono in carbonio, meno 1,4 kg rispetto alla Panigale da cui deriva, addirittura meno 3 kg erotti da quelli forgiati. Questo vuol dire avere un peso anteriore minore del 26% e pensiamo a come massa inerziale, al posteriore addirittura 46%. Freni Brembo con pinza stilema R, dischi freno da 330 mm, la pompa al manubrio Brembo MCS con la regolazione facile con la rotellina per la sua prestazione, ma anche con la regolazione remota per la distanza. Altri dettagli con la frizione a secco che consente di essere antisaltellamento e, siccome scarica le impurità, l'olio può essere quello racing che, pensate, incrementa le prestazioni di 3 cavalli e mezzo. Catena passo 520, più leggera e più scorrevole. Pedane alluminio ricavate dal pieno, data analyzer, l'acquisizione dati, e un certificato di autenticità come tutte le Ducati speciali e soprattutto una coperta a lei dedicata. Ma la novità più terrena, più a misura di appassionato di Ducati, forse è proprio lei. L'abbiamo già vista, ma in modo digitale, qui è concreta, da toccare e guardare. Hypermotard 698 Mono. Da rosso a passione, io dico a rosso eccitazione. Ducati, per fortuna, perché sono in pochi rimasti a farlo, continua a eccitare, continua a produrre questi toys a due ruote. Questa è pornografia motociclistica. La guardi e immagini già cosa deve essere da guidare fra le curve. Con lei debutta il nuovo motore, il Super Quadro, da 77,5 cavalli, addirittura 84,5 in versione pista. 6,4 kg a 8.000 giri, questa è la coppia. Pensate, questa moto ha pistone, camera di combustione, valvole di aspirazione in titanio e distribuzione desmodromica della Panigale 1299. Questo vi fa capire come è stata ricercata la prestazione. È una potenza record di questo motore e soprattutto il peso dichiarato 151 kg senza benzina. Quindi questo fa capire, grazie anche all'ergonomia che si può intuire, fianchi stretti, ovviamente ruota da 17 davanti perché è una Motard pura, doppio scarico, alto filante ai bordi di questo codino. Che dire, a livello di forme qualcosa ricorda dell'Aprilia dorso duro, però c'è anche della sua sorella maggiore Hypermotard. Bello il taglio delle fiancatine che lascia comunque a vista il telaietto intralliccio. C'è un gioco di design, pur se è essenziale, pur se è minimal. Forcellone in alluminio, sono stati curati i particolari che possono regalare della leggerezza e quindi sono stati, per esempio, la flangia dei dischi in alluminio, c'è un risparmio del 17%, i cerchi a razze, mezzo chilo rispetto ai raggi.
Pensate, questa moto ha 4 livelli di ABS, tra cui 2 che aiutano a entrare in curva di traverso, a derapare, che è un po' il trick del supermotardo. La modalità si chiama sliding by brake e questo fa capire il concepimento verso il divertimento, verso il piacere di guida che ha questa moto. C'era bisogno di una moto del genere? Ni, forse, perché il motard è una categoria ormai morta, però loro dicono che è molto facile, intuibile, perché non è una cross trasformata col 17 davanti, quindi vengono stravolte le geometrie. Lei nasce così, quindi distribuzione dei pesi, la ripartizione. Comunque è una moto facilissima, è una moto che anche a vederla sembra lo strumento ideale di uno stuntman per giocare con le due ruote. Una cosa è certa, la cosa importante è che Ducati continui a costruire giocattoli a due ruote e questa eccita davvero, solo vederla.